nuovo il buongiorno e il benvenuto a tutti. Stiamo per assistere al webinar dal topic Performance Prediction, come scegliere l'opportunità professionale giusta, e abbiamo il piacere di avere con noi Pasquale Gravina, Strategic Selling Director di G Group Holding, e Pasquale Natella, amministratore delegato IXS Italia. Benvenuti e buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno, è un piacere di conoscervi. Allora, parto io, che sono P1, giusto? Esatto. Allora, considerate sì, che... bisognerà spiegare da dove arriva P1 e P2. Allora, spiegalo tu, perché tu sei P2, è giusto che lo spieghi tu. Allora, cari ragazzi e ragazze che siete collegati, visto che oggi parleremo anche di squadra, dovrete capire... da parte nostra non so quanto sarà comprensibile i danni che può provocare a volte il gioco di squadra. Io e Pasquale Natella, prima di tutto mi sembra evidente che per lavorare all'interno della nostra holding chiamarsi Pasquale conta, okay. La seconda cosa è che io e lui siamo la perfetta sintesi di quello che vi racconteremo oggi, cioè lavorare in team essendo completamente diversi, perché lui si chiama P1 non perché è davanti a me, iniziamo a mettere le cose in chiaro, ma perché lui nella classificazione che fa Kahneman, che è l'unico premio Nobel all'economia non economista, perché lui è uno psicologo e ha scritto un libro meraviglioso, nella classificazione che fa Kahneman di come funziona il cervello, di come funziona la nostra mente, abbiamo un sistema 1 che è istintivo e un sistema 2 che è più razionale. E il qui presente Pasquale Natella è la massima espressione dell'istintività, e ve lo posso assicurare, lo vedrete nel corso di questa presentazione. Io invece sono la parte razionale che riporta le cose un po' sul senso appunto razionale delle cose. Comunque, lo vedrete di qui a poco. Accenno il fatto perché visto così più uno sembra più negativo. In realtà gli effetti positivi Certo. dell'istintività sono che ripercorre cose già viste e quindi se non c'è un bias dietro fa le cose in maniera molto più veloce e risparmiando energia, cosa fondamentale per un corpo umano che è energia limitata. E seconda cosa, quella razionale diventa lenta, quindi in alcune occasioni l'istintività ci salva la vita. In altre, la razionalità ci fa fare le scelte migliori. Sono d'accordo, va bene, io direi di cominciare. Allora, vai. Partiamo qui. Oggi faremo un percorso a tre tappe per scegliere la giusta opportunità. Dobbiamo prima partire da noi stessi, cioè la prima fase è l'autoanalisi. L'altro tema, quindi appena averci fatto una fotografia, quindi essersi fatti una fotografia, essersi guardati allo specchio in maniera onesta, l'altra cosa che dobbiamo fare è capire l'altra parte. Metaforicamente, voi quando dovete trovare il vostro compagno della vita o la vostra compagna della vita, no? Ci uscite e la conoscete per qualche sera, quindi cominciate a capire se fa per voi o non fa per voi. Nel caso dell'azienda, tutto sommato, dovete fare lo stesso percorso. Peccato però che voi non avete tutto questo tempo per conoscerla, perché a un certo punto voi, fatto uno, due, tre colloqui, dovete scegliere se entrare o non entrare. Quindi a quel punto vi spiegheremo come riuscire ad analizzare la cultura organizzativa per capire se quello è un contesto che fa per voi, se può essere la compagna o il compagno della vostra vita professionale. L'ultima fase, poi, una volta entrati dentro, voi entrate in un'azienda, ma l'azienda poi è fatta anche da microaziende all'interno e quindi da team. E la cosa complicata è che voi entrate in un team che già sta funzionando insieme da solo, non viene creato dal nulla. E quindi in quel caso parleremo di team performance, cioè del vostro apporto a un team già esistente che ha già una gerarchia, ha già un modello di leadership. Queste saranno le tre fasi. Quindi il punto uno è conoscersi. Conoscersi deve partire Devi condividere lo schermo, Paco. da... A me me lo dà come condiviso. Mi dice se è in Sì, condiviso. confermo che Ok, si sì, vede tutto. perfetto, perfetto, vai.
Sei razionale, ma sei lento. Quindi abbiamo avuto la conferma che effettivamente il sistema No, non lo razionale. vedevo, era coperto. E parte dall'autonomous. Quindi la domanda che vi dovreste porgere è questa qui: cosa mi permette di essere la miglior versione di me stesso? Allora, qui ci sono diverse teorie scientifiche e non. Noi quello che abbiamo fatto su questa fase qui è un'analisi che va sul proprio essere dimensionata su tre livelli. Allora, intanto la cosa che consigliamo noi è partire da come ci vedono gli altri, prima di come ci vediamo noi, no? Vi dovreste un pochettino abituare a chiedere feedback. Perché per aumentare la propria autoconsapevolezza dovreste fare un profilo di voi stessi, cioè adesso vi fermate dopo questo webinar e scrivete alcune caratteristiche che vi contraddistinguono e come vi vedete voi. Dopodiché, senza guidare l'interlocutore esterno, dovreste fare delle domande per capire come vi vedono all'esterno. Dopodiché, segnandovi come vi vedo all'esterno, fate un match tra quello che come vi vedete voi e come vi vedo all'esterno. Se il match è abbastanza fitting, vuol dire che la vostra autoconsapevolezza è molto alta. E questo, se andate a verificare gli studi di Goleman, Daniel Goleman, il massimo guru dell'intelligenza emotiva, dice che il primo pilastro fondamentale, non solo dell'intelligenza emotiva, ma della performance potenziale. In qualsiasi contesto, quindi è trasversale. Quindi questo potrebbe essere un allenamento o una verifica che dovreste fare. Quello che vi consigliamo noi, ed io in particolare, è invece un modello di autoanalisi che si basa su tre livelli. Il primo è tecnico, ecco, su questo dovreste essere bravissimi, no? Perché dovreste in qualche maniera specificare quali sono gli elementi tecnici su cui voi siete più preparati. Quindi, che cosa sapete fare che vi permette di esercitare un ruolo in azienda e che quindi crea valore all'interno di un contesto organizzativo? Vi faccio un esempio banale, cioè se parlo di un CFO, vado a verificare se quel CFO ha lavorato per una holding piuttosto che per una branch, quindi sa fare il bilancio consolidato oppure no, se ha gestito progetti di quotazione oppure no. Ecco, questi sono temi tecnici, cioè che cosa sa fare il manager, che sono la condizione necessaria ma non sufficiente per esercitare bene un ruolo, no? E quindi predire la performance. Il secondo, che è molto più importante, è quello della personalità. La personalità vi aiuta a capire chi siete, ma anche a predire determinati comportamenti, soprattutto in contesti. Non solo organizzativi, ma in contesti sociali e relazionali. Quando vi parlo di personalità, tendenzialmente mi focalizzerei su quattro macro aree. E su questo potete andare anche su test scientifici già presenti sul mercato, alcuni sono anche free. Il primo sono i tratti di personalità, i famosi Big Five. Questi esprimono i vostri tratti distintivi, cioè i vostri comportamenti basici, come vi comportate in determinate situazioni, soprattutto quando, ecco, il P1 ha la dominanza sul P2, cioè riuscite a controllare meno, diciamo, la vostra emotività. No? E qui stiamo parlando di dominanza, estroversione, amicalità, coscienziosità. Ecco, questi sono i tratti di cui stavo parlando. Tra l'altro, una volta che li conoscete, li dovete un po' metabolizzare perché sono elementi dei vostri comportamenti, quindi dei vostri elementi decisionali, che sono difficilmente modificabili, ovvero si modificano nel tempo, ma in un tempo molto lungo, cioè superiore ai 3-4 anni, se ci lavorate sopra. Gli altri che vi sto per dire invece ci potete lavorare sopra e possono essere modificate all'interno di un perimetro che va dai 18 ai 24 mesi. In particolare gli altri oltre tratti sono che cosa per voi è importante, quindi è il vostro sistema valoriale, e in questo caso io vi posso suggerire di verificare
qual è il vostro ranking dei valori utilizzando il modello di Schwarz. Questo perché è importante? Perché in realtà vi fa capire quanto il contesto, cosa per voi conta all'interno dell'azienda, cosa vi crea un purpose, il famoso purpose. L'altra dimensione, la terza, è quella dei driver motivazionali. Anche qui c'è un modello scientifico abbastanza consolidato che è quello di McClelland. I driver motivazionali servono a capire che cosa vi spinge a dare il meglio di voi. E qui potrebbe essere, non so, la parte di affiliation, cioè appartenere a un gruppo, la parte di goal orientation. Ecco, normalmente, poi non voglio fare di tutta l'erba un fascio, gli studenti di materie quantitative, quando escono dall'università, hanno il goal orientation dominante rispetto agli altri, cioè sono molto più orientati al raggiungimento degli obiettivi rispetto agli altri. E questo poi vi dico che cosa gli serve. L'ultimo elemento è l'autoefficacia, cioè sono quegli elementi delle vostre caratteristiche di attitudinali e di personalità che vi permettono in condizioni di forte stress di comunque colmare il gap rispetto ai primi tre che ci siamo detti e quindi di raggiungere comunque il risultato che vi siete fissati. Questo è il secondo elemento, questo fa parte di voi, alcune cose come abbiamo detto ci potete lavorare, altre fanno parte del vostro DNA, rimangono abbastanza fissi in tempo. Il terzo livello è quello della leadership. Ecco, qui dovete fare un ragionamento un po' diverso, nel senso che, come sapete, noi siamo fatti più o meno tra il 70 e il 75% di acqua. Ma forse, non so se con la stessa percentuale, siamo fatti di routine. Il P1, che è l'elemento istintivo, come dicevamo prima, vi aiuta a creare delle abitudini comportamentali, no? Che in parte derivano anche dall'analisi di personalità, ma in parte no. Essendo fatti di abitudini, nella leadership andiamo proprio a verificare quali sono i comportamenti che voi sistematicamente mettete in atto in contesti organizzativi e aziendali. Perché sono importanti? Perché questi vanno a definire, quantificare e delineare che tipo di leadership metterete in campo. E voi mi dovreste dire, ma a questa fase della nostra vita, che stiamo uscendo dall'università, noi non abbiamo ancora espresso la nostra leadership, chiaro, quindi come facciamo a valutarla? Allora, in realtà è vero fino a un certo punto, perché voi all'interno del percorso universitario e anche fuori, facendo dei lavori occasionali piuttosto che fare attività sportiva, in contesti sociali allargati, quindi lavorando con altre persone e con un obiettivo comune da perseguire, avete messo in campo delle routine o comunque le avete costruite. Ecco, quelle sono fondamentali per valutare alcune soft skills che possono essere approccio ai problemi complessi, capacità di dare feedback, capacità di motivare gli altri, no? Che rientrano poi in quelle che in gergo un pochettino più tecnico sono people management, self management and development, complex problem solving, contextual awareness, tutti i nomi altisonanti, ma in realtà sottostanti sono dei comportamenti pratici che quantificano quelle competenze. Vi ho accennato il macrosistema, no? Perché a un certo punto, finita questa parte qui, voi vi siete fatti un'idea molto più chiara di quello che siete. È come se, no, oggi, prima di farla, avete fatto una sorta di radiografia al vostro corpo, quindi vedete il vostro corpo, vedete le ossa, fatto questo passaggio è come se aveste fatto la TAC. Cioè vedete non solo le ossa, ma vedete tutti i muscoli, i tendini, cioè fate una fotografia molto più profonda e tridimensionale, che è un po' diverso. Non so se tu, P2, vuoi aggiungere qualcosa con il tuo approccio razionale. Innanzitutto mi devo ammutare, altrimenti non mi si sente, poi l'approccio razionale non fa una bella figura.
No, allora io volevo più che aggiungere, poi integrerò la parte che mi riguarderà sul discorso del team, però volevo specificare a beneficio di coloro che non l'avessero approfondito che Pasquale Natella si occupa di una società che fa ricerca di top manager, quindi tutte le dimensioni che vi sta spiegando, che vi sta elencando, sono parte del lavoro che la società che lui guida fa per selezionare top manager da inserire appunto in contesti organizzativi. Io invece lavoro nella holding, che quindi comprende tutte le società, tra cui gli XS, e quindi ho un ruolo differente, e questo poi è interessante perché ritorna nelle dimensioni e nei concetti che vi sta spiegando Pasquale Natella rispetto ai differenti ruoli che ci sono all'interno di un team. Però non voglio adesso defocalizzarmi dallo storytelling che sta portando avanti Pasquale, quindi tu vai avanti su questo, poi mi sento soltanto di aggiungere che le cose che IXS sta facendo, utilizzando molto la tecnologia, che è abbastanza innovativo, direi senza abbastanza, molto innovativo nel suo campo, utilizzano una metodologia, ma soprattutto un approccio, questo sì, molto razionale, quindi molto P2, che deriva spiccatamente anche dall'ambiente sportivo, che come sapete fa della selezione spietata uno degli elementi di maggiore caratterizzazione di quel mondo dove vive, dove la performance vive continuamente di analisi pubblica. Quindi gli aspetti che sta toccando Pasquale Natella non soltanto sono interessanti, ma sono gran parte del mondo che io ho frequentato per 20 anni. Ma poi vedrete quando toccherà a me i collegamenti che facciamo. Assolutamente sì, sarebbe bello riportare alcune cose dello sport all'interno dell'analisi della performance dei leader. Su questo ci stiamo anche lavorando, perché rispetto allo sport, il manager, ma anche voi, in futuro sarete valutati su dei KPI, ma saranno dei KPI in parte quantitativi su cui avrete una leva di impatto comunque non pari al 100%, cioè voi impatterete sul risultato per il 30%, 35% nei casi migliori, in alcuni casi anche meno, quindi sarete valutati su qualcosa su cui non avete esattamente leva, e altri saranno più qualitativi e quindi soggettivi per definizione. Mentre invece nello sport la cosa bella è che vengono valutati la domenica, hai vinto o hai perso, quanti passaggi corretti hai fatto, quanti metri hai percorso, quant'è la velocità media. Cioè, questo fa la differenza, no, tra uno sportivo e un manager. Fino ad oggi voi siete stati valutati su questa parte un po' più simile a quella degli sportivi, perché in realtà avete fatto un progresso all'interno del percorso di istruzione guidato dai risultati degli esami, quindi sapevate che dovevate studiare quella cosa lì, dovevate fare un esame e sull'esame eravate valutati. Poi che il giudizio dell'esame possa essere più o meno oggettivo può darsi, però poi avevate un numero finale che definiva il vostro ranking rispetto ai vostri competitor, e in funzione di quello lì è stata stilata una classifica del più bravo o meno bravo. Domani cambierà, cioè domani non ci sarà più questa misurazione così, quindi si parla di meritocrazia, ma in realtà sappiate già che all'interno dell'azienda e dei contesti la meritocrazia è ancora aspirazionale, non ancora concreta, però ci stiamo arrivando, ci stiamo ragionando. Ecco perché, scusate, mi aggancio a questa osservazione, sarà ancora più importante l'elemento soft, quindi dei tre livelli, quello che farà la differenza man mano che crescete all'interno dell'azienda saranno il personal, diciamo nella fase intermedia, ma routine di leadership nella fase avanzata. Considerate che la performance su profili executive è per l'85%, per l'80-85% derivata dai comportamenti di leadership e solo il 10% dal background tecnico. Quindi le vostre conoscenze tecniche, quando diventerete un C-level, conteranno praticamente solo a livello marginale.
fatto questa digressione perché ci tenevo a farvi capire qual è, come dire, come cambiano il grafico dell'impatto dei tre livelli nel corso della vostra carriera professionale. All'inizio, invece, la parte tecnica sarà fondante, quindi sarà 50% tecnico, 25% personalità, 25% diciamo routine di leadership, quindi soft skills. Andiamo avanti. Dice bene, allora l'azienda in realtà quindi la dovreste percepire come un individuo sociale, perché effettivamente è un insieme di individui e quindi un macro individuo. È la somma, lasciatemi dire in maniera semplificata, la media delle caratteristiche che avete visto voi dall'altra parte, quindi tre livelli, quindi tecnico, personale, di leadership, messi tutti insieme. Questo definisce la cultura, che è una delle cose che dovreste conoscere. Adesso, come fate, quindi senza poter uscire con la vostra compagno, compagno, azienda per conoscere e decidere se fa per voi, come potete farlo a priori? Dovete analizzare anche l'azienda su tre livelli, possibilmente. Il primo è sulla cultura, il secondo è sull'organizzazione, il terzo è sul job che vi stanno offrendo e eventualmente sul team su cui fa riferimento la job. La cultura. Per capire la cultura dovete fare diverse analisi sull'azienda e le potete fare tranquillamente da desk. E su questo mi riferisco in particolare a che fase del ciclo di vita è l'azienda, cioè è una startup, è in fase di sviluppo, è in fase di consolidamento, è in fase di ristrutturazione, è in fase di turnaround, cioè le diverse fasi in cui l'azienda è definiscono anche il suo approccio all'interno. È chiaro che un clima, una cultura di startup è molto diverso da un clima di un'azienda in consolidamento, no? È nettamente diverso. Quindi voi dovete sapere esattamente, perché a ogni fase corrisponde poi un profilo di personalità e di routine di leadership totalmente diverso. Quindi quella è la prima parte. La seconda parte è capire il mercato di riferimento. È un mercato dove ci sono 1000 competitor? Ce ne sono due? Quindi c'è un oligopolio? C'è un monopolio? Quanto è il livello anche di controllo che c'è su quel mercato? Quanto è regolamentato? Quanto è la libertà delle aziende? Quanti unicorn ci sono stati negli ultimi 50 anni? Quanto è il livello di new entrants negli ultimi 10 anni? Cioè sono tutti elementi che voi, da desk, prima di andare a incontrare l'azienda, potete fare. Come si è sviluppata nel corso dei 3 anni? Quanto è il numero di dipendenti? Come sono dislocati geograficamente? È una multinazionale o è solo nazionale? Se è una multinazionale, la sede è dove andrò io o è la sede all'esterno? Tutti questi elementi sono elementi che vanno verificati perché definiscono la cultura aziendale. Ci sono altri elementi qui, però l'altra parte che fa parte della cultura sono i valori. Quando intendo valori, potreste andare a vedere sul sito istituzionale quello che loro definiscono company values o company profile. Lo scaricate e all'interno del company profile c'è scritto, cioè normalmente viene definita la vision, che è un qualcosa di lunghissimo termine su cui è stata costruita l'azienda, la mission, che sono gli obiettivi di medio termine più o meno, e poi ci sono i valori. Ecco, andatevi a leggere i valori, che è una buona proxy di quello che presumibilmente troverete all'interno. Non è sempre così, vi dico proxy perché in realtà quello che loro definiscono su carta non è sempre interpretato al 100% dalla gente che c'è all'interno, perché non sempre fanno una selezione per valori, fanno una selezione ancora oggi per tecnicismi. Quindi assumono le persone che sanno fare bene quel lavoro, non sempre analizzano il fit, cosa che voi non dovete fare, perché non dovete commettere questo errore. Quindi all'interno dei valori dovete andare a vedere esattamente quali sono i valori che proclamano, non fermarvi solamente al valore tipo onestà, orientamento al cliente, ce l'hanno più o meno tutti. Andate a vedere come lo declinano, cioè che cosa significa per loro onestà. Quindi andate a leggere la descrizione. E dopodiché provate a capire che tipo di comportamenti in quell'azienda sono quelli premiati, quelli valorizzati.
Stessa cosa vale capire, ma non riuscirete almeno all'inizio e dall'esterno, qual è il balance dell'elemento decisionale centralizzato o decentralizzato, il livello di delega, il livello di organizzazione, sono tutti elementi che dovreste imparare a conoscere, ma che in realtà potrete capire facendo un esercizio un po' diverso, utilizzando LinkedIn e magari trovare qualche ex collega ingegnere che sta lavorando lì da qualche anno. Quindi vi mettete in contatto con lui e gli chiedete, visto che dovete fare un colloquio, magari 15 minuti telefonici per definire un pochettino queste caratteristiche aziendali e quindi farvi raccontare da lui, come vita vissuta all'interno dell'azienda, quali sono i valori espressi dai manager e espressi dall'azienda. Terzo elemento, l'organizzazione, cioè capire come è organizzata l'azienda. L'azienda è organizzata a livello multinazionale, a livello nazionale ha più sedi, che cosa fa la holding, dove sono messe le funzioni di staff, come è organizzata la struttura operativa, come è organizzata la struttura a supporto, come è organizzata la struttura marketing e sales. Ecco, dovete fare un po' di analisi di come è fatta l'azienda. Subito dopo, con la stessa modalità con cui avete indagato i valori contattando delle persone interne, dovreste farlo sul job e sul team. Cioè voi dovreste vedere chi è il capo di riferimento per il job per cui vanno chiamato e quindi andare a vedere il profilo LinkedIn. E possibilmente, visto che oggi c'è spazio di dati quasi infinito, andare a vedere magari su YouTube, su altre piattaforme, se ci sono dei video in cui lui parla. E quindi la modalità con cui esprime certi concetti, ma anche i contenuti che lui vi sta esprimendo e quindi che tipo di need potrebbe avere all'interno dell'azienda. E capire, sempre su LinkedIn, in funzione dei link che lui ha all'interno della propria struttura, come sarà composto il team. Perché il team sarà composto da tot persone, che tipo di persone lui ha scelto. Perché anche la modalità con cui ha scelto le persone, la tipologia di persone, vi definisce un po' lo stile di leadership che lui sta adottando. Alla fine di tutto questo, quello che dovete fare è questo qui, cioè capire in che campo volete giocare. Cioè, vi siete fatti la radiografia, avete analizzato l'azienda o più aziende e decidere in quale campo andare a giocare. Quindi quale di questi contesti fitta meglio con voi. Che cosa significa fit? Allora, abbiamo tre livelli di fit. Il primo è rispetto al job. E rispetto al job, come lo definite il fit? Lo definite solamente verificando che la job description che avete condiviso con l'azienda, oppure che avete ricercato via internet, perché credetemi, le job description esistono, le potete trovare dovunque, quindi se vi chiamano per fare il technical engineer, infrastrutture, andate a vedere esattamente che tipologia di profilo viene richiesto mediamente dal mercato e quali skill vengono richieste, soprattutto tecniche. A quel punto fate il match, 1-1, e verificate da 0 a 100 quanto coprite con le skill tecniche. Quello è il primo elemento di fitting. Quindi cioè, quel tipo di lavoro mi piace moltissimo, fitto oltre il 70%, fine. Cioè il 70% dal mio punto di vista è la soglia minima di copertura. Secondo elemento è il tema valoriale, quindi il personal organization fit, ovvero quanto io come persona, con i miei valori, con le mie attitudini, con i miei tratti di personalità, fitto con la cultura aziendale, cioè con i valori aziendali, con i comportamenti che normalmente vengono agiti all'interno dell'azienda, dai dipendenti. Il terzo elemento, che rientra sempre nella parte di organizzazione e valori aziendali, è quello del team. Anche qui capire se noi all'interno di un team, e questo poi ve lo specificherà e lo approfondirete fra poco con Pasquale, con l'altro Pasquale, è che un team viene valutato su due livelli, su due assi, considerate più o meno due assi. Il primo asse è l'orientamento al risultato, quindi l'excellence in performing. Sull'altro asse c'è quello della funzionalità interna, cioè quanto bene il team gira, no? È chiaro che in alto a destra avete il team massimamente performante, perché lavora molto bene tra di loro e raggiunge ottimi risultati. Ma non è detto che sia così.
Il concetto che voi dovete avere in testa per valutare se quel team è ottimale o meno per voi, e quindi vi permette di migliorare voi stessi e voi migliorare l'altro, è questo: capire che tipo di persone ci sono all'interno, per stimare, e questo è un pochettino più complicato, ma ve lo dirò l'altro pisquale, quanto impattate sulla funzionalità interna e quanto invece potete produrre in termini di orientamento risultato. Chiudo qui. Bruno, ti volevo, scusami se ti interrompo, volevo dire ai ragazzi, visto che tu ti stai avviando alla conclusione, voi potete utilizzare il tasto Q&A o domande e risposte a seconda che abbiate la versione inglese o italiana di Zoom. Così intanto fate le domande, se ce n'è qualcuna pertinente rispetto alle cose che sta spiegando Pasquale, io lo interrompo e gliela faccio nella sezione Q&A. Vai pure verso la conclusione. Qui un po' concludo, poi in realtà farò degli accenni dopo. Come diceva Pasquale, per arrivare a questo modello qui, io al di là della collaborazione con tre università diverse, che sono Bocconi, Politecnico, Harvard e La Sapienza, su temi totalmente diversi, ho lavorato anche con molti neuroscienziati, ecco, lui ve ne citava qualcuno che era Kahneman, che è uno dei precursori delle neuroscienze, ma ho lavorato con neuroscienziati qui in Italia e abbiamo analizzato 53 bias, no? Che intervengono nella fase di valutazione, quindi anche per voi, guardare voi stessi, guardare l'azienda, c'è il rischio che commettiate dei bias di valutazione. Ci sta, fa parte del gioco. Quello che vi consiglio io è che una volta, ecco, che vi siete fatti un'idea voi, non rimanete circoscritti su quello che avete fatto, ma condividete e cercate informazioni all'esterno. Quindi nel caso di voi stessi, chiedete feedback, strutturate alle persone che conoscete, che vi conoscono abbastanza bene, e sull'azienda non vi fermate solamente a una desk analysis, ma cercate di linkarvi a persone che hanno lavorato lì o che lavorano lì attualmente, che possono essere, diciamo, vostri interlocutori preferenziali, che fanno o lo stesso vostro lavoro oppure vengono dalla stessa università, in maniera tale che facilitate il dialogo. È importantissimo che qualcuno vi racconti esattamente quello che succede. Questo è il percorso migliore per fare la scelta, perché se riuscite a... Poi, ecco, la distanza come la calcolate? Teoricamente dietro noi abbiamo sviluppato un algoritmo abbastanza complicato, però dal racconto che vi fanno gli altri, nel momento in cui avete un livello di autoconsapevolezza più elevato perché vi siete fatti l'analisi, vi immaginate in quello che vi sta raccontando, state facendo un po' di fitting con la pancia e con la testa, no? Sia col P1 che col P2. E in quel momento lì poi anche la pancia e la testa vi diranno se quello che vi stanno raccontando è esattamente il posto dove voi vorreste essere domani. Se quella scintilla scatta, allora andate avanti. Se non scatta perché c'è qualcosa che non vi convince, sappiate che quella sarà un'esperienza magari formativa da un punto di vista tecnico, ma non la ricorderete e probabilmente non farà bene alla vostra crescita personale. Che ci sia una coincidenza perfetta non esiste. Cioè il perfect fitting non esiste. Noi nel nostro caso, diciamo, da un punto di vista statistico, quando sorpassiamo l'80-82% di fitting con i manager sulle nuove aziende, è già alto come livello. Quindi significa che almeno un quinto di voi non fitta perfettamente con l'azienda. E lasciatemi dire, è bene che sia così, perché quello lì sarà un elemento su cui voi dovreste lavorare in futuro e che quindi vi farà sviluppare, vi farà creare nuove routine, vi farà sviluppare nuove competenze o adattare quelle che avete, vi renderà molto più resilienti e, lasciatemi dire, anche più antifragili. Io con questo augurio penso di poter chiudere, lascio la parola a te, vado avanti con la slide in modo tale che andiamo sulla team. Sì, andiamo sulla team. Allora, innanzitutto non vedo ancora domande, non fate i timidi, perché lo so che avrete delle curiosità e quindi scrivetele, poi o vi rispondiamo a voce o vi rispondiamo anche via chat. Siccome il nostro slot finisce alle 12:30, cerco di essere rapido sulla mia parte, così da lasciare spazio più alle vostre curiosità, che sono altrettanto importanti rispetto alle cose che avete appena sentito da Pasquale Natella, che io per semplificazione chiamo P1. E noterete che P1 ha usato 6 slide, io ne uso una soltanto, perché tra i difetti che ha l'istinto è anche la vanità, e noi la vanità, noi razionali la lasciamo esprimere.
nel senso che anche con una slide riusciamo a portare contenuto. No, scherzo, comunque la mia parte è più caratterizzata solo dall'aspetto di team, perché abbiamo deciso, io e più uno, di lasciare a me la parte che riguarda il team, per una ragione, direi, banale dal mio punto di vista, ma non banale dal vostro punto di vista, perché io per 20 anni ho fatto il professionista sportivo. Ho cambiato 6 lavori da quando ho smesso di fare l'atleta professionista, e questo è molto in linea con quello che vivrete voi come generazione, la cosiddetta generazione Z, cioè coloro che sono nati dopo il 1997. E voi non mi conoscete come sportivo per 2 ragioni fondamentali. La prima è che siete colpevolmente troppo giovani e quindi fate parte della generazione Z e quindi non mi avete mai visto giocare. La seconda è che confondete a volte, perché siete figli della modernità comunicativa, la popolarità con l'importanza. Io sono contro la popolarità e sono a favore dell'importanza. L'importanza sono le persone che hanno un impatto nel mondo in cui si muovono. Le persone popolari non sempre hanno questo tipo di attitudine, quindi noi siamo per le cose che contano. E quindi ho vissuto per tanti anni all'interno delle squadre sportive, sia della nazionale in cui ho giocato per 12 anni, sia nei club in cui ho giocato. Quindi ho vissuto direttamente un ambiente che all'epoca non sapevo poi mi avrebbe preparato al mondo del lavoro, ma un ambiente molto selettivo dove evidentemente, avendo giocato a pallavolo, che è uno sport di squadra, spero che lo conosciate, è uno sport di altissima interdipendenza, perché non esiste l'azione individuale come in altri sport. Quindi diciamo che le cose che ho vissuto poi me le sono ritrovate nel business e ho trovato nella proposta di valore che fa IXS, cioè di selezionare i manager, non eliminando l'errore che esisterà sempre quando si valuta qualcuno, ma cercando di ridurre l'errore nella valutazione delle persone, come con l'utilizzo della tecnologia, che supporta quindi l'umano a valutare un altro umano senza sostituirlo, ho ritrovato alcune delle modalità tipiche del mondo dello sport, soprattutto dello sport professionistico di alto livello. E la prima cosa che vi voglio dire rispetto alla team performance, cioè a lavorare in squadra, è una cosa a cui voi in parte siete abituati, ma siete molto poco abituati, perché fondamentalmente siete abituati a lavorare su voi stessi, a prepararvi per dare gli esami e a dare gli esami nella maniera più efficace possibile. Ecco, quindi sostanzialmente siete abituati a gestire soprattutto voi stessi, non lavorate in team. Sappiate che quando entrerete in un'organizzazione, qualsiasi essa sia, di qualsiasi natura essa sia, entrate in un contesto di interazione umana, che è la squadra, il team, che vi raccontava prima P1, è una parte integrante del lavoro e della professionalità che poi rappresenterete, che svolgerete. Ora, io non ho il tempo per andare troppo nei dettagli, ma vi voglio dare qualche insight che vi aiuta a riflettere, perché una delle cose più sbagliate che si comunica sia nel mondo dello sport, che è un mondo anticipatore di tante tendenze che poi succedono anche nel business, è l'idea, e quindi che cos'è una squadra, la domanda che vedete, è l'idea che una squadra sia fatta da persone affini per caratteristiche, per attitudini, una specie di gruppo di amici che lavorano insieme. Scordatevelo, in azienda non è così. Soprattutto nelle aziende e nelle squadre più performanti, quello che fa la differenza non è la simpatia o la capacità di riconoscere un simile con cui lavorare, perché questa è una confusione che si fa spesso a tutti i livelli, confondendo il gruppo con la squadra. Il gruppo, per intenderci, è quello con cui voi andate in vacanza. E il gruppo cos'ha di distintivo? Che in vacanza, penso vi ritroverete facilmente, si cerca di andare con persone con cui c'è una forte affinità caratteriale. Salvo i masochisti che esistono dappertutto, in vacanza vai con qualcuno con cui ti trovi bene.
Può essere che succeda anche nella squadra, ma non è detto che succeda, perché nella squadra, come vi succederà di qui a poco quando entrerete in contesti lavorativi, in contesti organizzati, i componenti della squadra non li scegliete voi come nel gruppo. E quindi vi ritroverete persone che non avete scelto, con cui dovete collaborare e portare la vostra professionalità. Ora, un grande segreto delle squadre performanti di alto livello è proprio questo, che se memorizzate sin da subito nel corso della vostra carriera professionale, farete molto la differenza, più di altri. E cioè, le squadre forti possono essere fatte anche da persone che vanno molto d'accordo, perché sono affini caratterialmente, ma se non sei affine a qualcuno, non deve diventare un alibi per non dare il meglio di te stessa o di te stesso, perché altrimenti sei un giocatore normale o una giocatrice normale. Se invece riesci a performare anche con persone con cui non hai una grande affinità, allora sei un grande giocatore, una grande giocatrice, e farai sempre la tua fortuna professionale e quella delle aziende per cui lavorerai. Perché questa è una differenza non banale, eh? Non banale. Vi assicuro che a me è successo anche in gioventù di trovarmi in contesti dove non mi trovavo bene, perché non c'erano le persone con cui avevo questa semplicità di relazione, e questo influiva e influenzava la mia performance. Nel corso del tempo, una delle cose che si imparano è a coesistere anche in contesti in cui non ci sono esattamente le condizioni attese. Questa è qualcosa che avviene con la maturità. Se già la introitate, la fate vostra come un elemento distintivo delle giocatrici o dei giocatori di grande livello, vi create un vantaggio competitivo che vi tornerà molto utile. Ultima cosa che vi voglio dire prima di rispondere a qualche domanda che finalmente ho visto che sono arrivate, riguarda l'aspetto del feedback che vi sollecitava giustamente Pasquale Natella. La vostra generazione, proprio ieri abbiamo fatto un webinar guardando la mappatura delle diverse generazioni, e la vostra generazione, come voi ben sapete perché la esprimete, la rappresentate, vive molto di due cose. Non sono soltanto queste due cose, ma queste due cose sono predominanti. Una è il purpose, il senso, no? Cioè voi volete vedere in un'azienda qualcosa che incarna anche i vostri valori. Deve avere un senso il lavoro per voi, altrimenti sarà poco stimolante. E quindi cercate con coerenza, come vi raccontava Pasquale Natella, aziende che secondo voi incarnano quel senso del lavoro, perché altrimenti vi ritroverete fuori contesto e non vi sentirete motivati. La seconda cosa invece, molto più importante, è la cultura del feedback. Per la vostra generazione, io purtroppo ho due Gen Z, quindi due persone che esprimono la vostra generazione in casa, io la chiamo la generazione aliena, la vostra, ce ne ho due in casa, quindi lo so come ragionate. Loro vivono moltissimo di feedback. Non so se vi ritroverete in questa descrizione, ma nello studio che abbiamo fatto delle cinque generazioni che oggi coesistono nel mondo del lavoro per la prima volta nella storia, perché coincide con l'invecchiamento della popolazione e quindi anche della longevità lavorativa, uno degli elementi caratteristici della vostra generazione è il feedback. Ora, vi dico che la mia generazione, quella di Pasquale Natella, cioè la generazione X di coloro che sono nati tra il 65 e l'80 e che normalmente oggi ha ruoli di responsabilità in azienda, non è cresciuta con la cultura del feedback. Io non sono stato abituato ad avere il feedback nel contesto in cui sono cresciuto. Mi ha aiutato molto lo sport in questo, ma sappiate che un cinquantenne è stato educato a non dare il feedback tranne quando le cose non vanno bene. Siccome per voi invece il feedback è importante, abituatevi a chiedere feedback anche a persone che non sono culturalmente abituate a darvelo. Più lo chiederete, più capiranno che per voi è rilevante e più questo vi aiuterà a esprimere la vostra professionalità. Intanto adesso rispondo a una delle domande che sono arrivate, poi se ne arrivano altre vi rispondiamo. Abbiamo un quarto d'ora, ce lo siamo lasciati apposta perché
appunto il feedback è importante, quindi vogliamo lasciare a voi l'iniziativa di sollecitarci sulle cose che vi interessano di più, che avete ascoltato. La prima è rivolta a te, P1, e quindi te la faccio in diretta. Se Vai. Puoi ripetere per favore la differenza precisa che c'è tra personalità e leadership. Dove sta la soglia di differenza precisa? Te lo chiede Ian. Ciao Ian. Allora, provo a farti un esempio, perché da spiegare forse per chi studia più ingegneria è complicato. Allora, ipotizza che fai tu il test online dei tratti di personalità e esce fuori che tu sei una persona molto coscienziosa e molto amicale. No? Quindi tendi normalmente, quando entri in un gruppo che non conosci, a instaurare subito relazioni di tipo amicale, e quando ti viene affidato un compito sei molto ordinato e molto responsabile nel portarlo a termine, quindi in maniera ordinata. Quando entri in azienda e magari diventi un C-level e verrai valutato sulla parte di gestione dei tuoi collaboratori, è molto probabile che questi due elementi impattino nella modalità con cui tu esegui alcuni compiti, che sono come scegli i collaboratori. Che cosa vai a scegliere i tuoi collaboratori? Se li scegli per competenza, li scegli per omogeneità, li scegli per eterogeneità? Con quale modalità dai feedback e quanto spesso ne dai? Perché il fatto che tu sia amicale è probabile che tu li dia in maniera molto costruttiva, amicale, però non è detto che tu lo faccia in maniera sistematica. Quindi un comportamento di leadership è: il manager sa esattamente quando e come strutturare un feedback. Poi che tu lo faccia in modalità amicale o in modalità coscienziosa, questo dipenderà da te. Oppure dedica del tempo strutturato allo sviluppo dei propri collaboratori. Il fatto che tu sia amicale presuppone che tu tenga la persona al centro e quindi dedichi del tempo. Però il fatto che tu poi lo faccia realmente è un altro discorso. E quindi io andrò a valutare da un punto di vista di leadership se tu questo elemento di attenzione alla persona, allo sviluppo dell'altro, per te è un elemento dominante, quindi è una caratteristica, una routine manageriale. Perché dall'altra parte, perché ti ho detto coscienziosità, se tu sei molto coscienzioso e con il tuo team ti viene affidato un compito molto, molto sfidante, molto challenging, come si dice, bisogna vedere quale delle due dimensioni vince, perché se sei molto coscienzioso e quindi sei molto orientato al risultato, c'è il rischio che tu ti orienti molto di più al task e meno alla relazione. Quindi tutti i comportamenti rutinari dello sviluppo della persona, del feedback, eccetera, eccetera, magari non li metti in campo. E se non li metti in campo, per me non ci sono. Quindi il tuo livello di people management si riduce. Mentre invece magari aumenta diciamo, l'altra routine manageriale, l'execution. Ma io non lo posso sapere solo in base alla tua personalità. Devo verificare che tipo di comportamenti manageriali, ecco, qual è la differenza, poi metti in campo nella realtà. Allora, Paco, stanno arrivando molte domande da parte delle ragazze e dei ragazzi, quindi evidentemente sono interessati al tema. Aggiungo una cosa, rispetto a tutto quello che abbiamo cercato di condensare in una presentazione evidentemente abbastanza sintetica. Abituatevi, penso voi già lo sappiate perché io considero la vostra generazione una delle più, oltre che più veloci mentalmente, anche tra le più istruite nella storia, che tanto per parlare anche di tecnologia, che è insita proprio nella proposta di valore di EXS, che utilizza la tecnologia per valutare al meglio le persone, abituatevi al concetto che con tutti i big data che stiamo producendo con i nostri comportamenti, aziende come quella che rappresenta Pasquale Natella, ma non solo, anche più in basso, perché Pasquale Natella valuta soprattutto top manager. Voi dovete entrare nel mondo del lavoro, anche in ingresso nel mondo del lavoro andiamo verso servizi al lavoro che selezionano le persone sempre più usando la tecnologia e i big data. Quindi le cose che vi sta dicendo Natella, valutatele con molta attenzione perché saranno parte del processo di selezione che vi riguarderà anche in ingresso nel mondo del lavoro, non soltanto quando sarete dei top manager. Sono cose che fanno la differenza.
E qui vado con ulteriori domande, Paco, perché riguardano per esempio i bias. Abbiamo 10 minuti, quindi vai con risposte telegrafiche, così provo a fartene il più possibile di domande. E chiedono, hai detto che ci sono 53 bias che sono state identificate nel processo della scelta dei candidati. Da donne, nei campi tecnici, quali bias sono quelli che dobbiamo tenere sott'occhio? Cosa dobbiamo provare in più che non vanno considerati di solito per gli uomini? Allora, ci sono, devo dire, nei 53 non c'è mai un bias sulla gender, no? Sul tema del gender diversity. Però ragionandoci un po' te ne direi due. Il primo è un bias che chiamerei di validazione, cioè noi siamo tentati di pensare che le attività ingegneristiche, essendo STEM, sono più sono attività in cui gli uomini sono più performanti delle donne. E quindi devi fare attenzione nel momento del colloquio di confutare questa ipotesi, che è probabile che la persona dall'altra parte se la possa fare, soprattutto se è uomo. Dice, cazzo, però un ingegnere donna, adesso vediamo, no? Allora, siccome dall'altra parte lui cercherà di farti delle domande che validano la sua tesi o la sua ipotesi, tu devi fare in modo nel racconto di bloccare quella validazione e quindi ragionare come se fossi, ecco, uno scienziato. Ti do tutti gli elementi che confutano la tua ipotesi. Potresti partire, per fare un esempio banale, dice, lo so che lei vede in me una persona magari meno STEM, però questi sono i risultati che io ho portato e che dimostrano che io sono all'altezza della situazione. Cioè, lo bloccherei subito col contrario. E l'altro bias è il bias della disponibilità, che la credenza è anche dovuta dal fatto che loro hanno visto meno donne in proporzione, cioè il rapporto è 1 a 5. Quindi il bias della disponibilità è che loro, da un punto di vista statistico probabilistico, hanno visto molti più uomini bravi che donne, ma solo per il fatto di aver visto poche donne. E quindi su questo devi fare attenzione. Poi per altri bias non ne vedo. Meno male che ti ho chiesto risposte sintetiche, grazie. Più Martina, abbiamo 6 minuti. Martina, buongiorno, grazie per la vostra presentazione. Grazie Martina. Potreste ripetere i modelli di riferimento per la valutazione dei tratti di personalità? Grazie. Allora, lì quello più classico è il Big Five. Se vai su Google e metti Big Five o tratti di personalità test, trovi diversi siti, alcuni free, alcuni a pagamento, su cui ti puoi autosomministrare il test e ti danno risultato. Ritengo che sia una cosa utile. SHL CEB, mi sembra che ce l'hanno. Adesso io non so quanti siete, non siete tantissimo, eventualmente poi mi sento col vostro organizzatore, se posso magari vi mando io un link, cerco di capire come farlo per effettuare questo test. E infatti me lo chiede anche Raffaele Mucciaccia, che mi chiede: ci sono siti affidabili su cui effettuare test della personalità al fine di corroborare la propria autoanalisi? Quindi immagino che sia la risposta che hai appena dato, o no? Ci sono e cercherò di capire come inviarveli magari. Voi fate le ricerche. Essendo generazione Z, come diceva P2, probabilmente siete anche più veloci e più efficaci di me a trovare un sito che sia stato... Scusate se mi intrometto. Allora, se sì, volete, nella mia chat che abbiamo tra noi, se me lo condividete, possiamo condividerlo noi a loro immediatamente. Live adesso non ce l'ho, però dopo perché io utilizzo il nostro, perché noi l'abbiamo fatto nostro proprietario. Poi se magari riesco, condivido quello lì. Ok, allora noi abbiamo... Allora, scusate, posso fare qualcosa di diverso? Siccome stiamo testando un test nuovo e lo stiamo facendo sui junior, è probabile che vi mandi un link e vi diamo a tutti la possibilità di fare un test più allargato, dove non vediamo solo i tratti di personalità, ma vediamo anche alcuni elementi che sono motives and value. Quindi quello che vi ho raccontato magari riesco a darvelo tutto. Ok, ottimo. Antonio ci chiede: buongiorno, innanzitutto faccio entrambi i complimenti, soprattutto a P2, no, non è vero. quali,
quali potrebbero essere dei buoni metodi per lavorare e crescere a livello di soft skills e leadership? Prima di lasciarti la parola, vorrei dire e vorrei rispondere su questo che le dimensioni che costituiscono la performance sono cinque. Sono la dimensione tecnica, la dimensione fisica, la dimensione mentale e le ultime due che sono molto più nuove e arrivano una da quella che citava prima più uno, cioè da Goleman, e quindi è la parte emotiva, perché come sapete bene, se una persona è preparata tecnicamente, ha la mentalità giusta, è in buona salute, ma sotto pressione non regge, si tira dietro tutte le altre competenze e quindi non riesce a esprimere al meglio il suo potenziale. E l'ultima dimensione è quella spirituale, che non ha a che vedere con religione o esoterismo vario, ma ha a che vedere col purpose, cioè il senso delle cose. Prima di lasciare la palla a più uno, sappiate che tutte queste dimensioni sono allenabili, tutte. Anche chi emotivamente ha difficoltà a stare sotto pressione, a stare di fronte a contesti in cui si emoziona, è allenabile, è migliorabile. Prego più uno, a lei l'istinto. Sono totalmente d'accordo con te, stranamente, cioè anche a livello estetico. E te credo. E tutte sono allenabili, anche per esempio, come dicevo prima, se hai un'amicalità molto bassa, perché tu tendenzialmente sei poco amicale, non è detto che tu non possa diventare un ottimo gestore di persone, perché è allenabile dall'altro punto di vista. Ti interfaccerai con loro in una modalità un pochettino più fredda, ma comunque loro cresceranno e saranno altamente performanti con te come team. Quindi allenabile. Scusa, tu hai, però la domanda principale è come posso allenare le competenze soft? Allora, alcune le allenerai nel campo. La cosa che vi consiglio io è determinarvi dei micro obiettivi, cioè allenarvi su una cosa per volta. E mentre vi allenate dovete costruire un piano di attività, ma richiedere sempre feedback, cioè dovete essere in grado di capire qual è l'obiettivo, quali sono gli elementi di valutazione e non darveli solo voi stessi, ma farveli dare dall'esterno, perché siano certificati, cioè vi devono essere riconosciuti quegli elementi. Ecco, sul feedback, Paco, c'è una domanda interessante. Come tutte le altre, però dice: vorrei chiedere, nel contesto del feedback, una frequenza eccessiva nella richiesta dello stesso può essere vista come una sorta di insicurezza? Sì, la risposta è sì. È chiaro che non puoi chiedere feedback tutti i giorni, anche perché, tra virgolette, cioè, si stressa un po' la persona, si stalkera un po' la persona, come dite voi, no? Noi abbiamo detto si rompe un po' i coglioni. No, cioè adesso basta per i feedback. Anche perché vedete che più uno anche nel linguaggio, cioè non filtra più di tanto, cioè lui va. Perché ve lo diceva anche P2, a una persona come me, se chiedete feedback, io sono già allenato, molto allenato, mi chiedete feedback, io ve li do. Però è una cosa che non mi esce naturale come a voi. Quindi se lo chiedete a un vostro collega è un conto, ma se lo chiedete al vostro superiore già farà fatica, perché entrerà in ansia nel darvi un feedback, perché lo vorrà dare nella maniera opportuna e non è capace, e quindi non dovete eccedere. Fate in modo che si alleni anche lui a darvi il feedback. Quindi state con lui nell'allenamento. Un feedback che ha un senso è focalizzato, ovvero, non so, mi voglio allenare sull'elemento di comunicazione verso l'alto, cioè verso il capo. Cioè, guardi, lo comunicate al vostro capo e poi mettete riunione di un quarto d'ora al caffè in cui vi dice esattamente che cosa ha visto in quelle 2 settimane. Un feedback ogni 2 settimane di un quarto d'ora, 20 minuti, è un feedback già strutturato che ha il suo impatto sulla performance. Se vuoi puoi uscire dalla presentazione, tanto siamo in conclusione. Faccio un'ultima domanda. Mi dispiace che non sono riuscito a farle tutte, ma stiamo nei tempi prefissati. Quanta differenza c'è tra leadership e arroganza? E quanto è importante... su questa rispondi tu, perché mi sembri chiamato in causa. E quanto è importante differenziarle in un team? L'arroganza o la leadership, immagino? No, differenziare la leadership e arroganza. Ovviamente qui c'è la leadership può essere arrogante, ma
non è detto che lo sia, quindi non c'è una differenza, secondo me, proprio tra leadership e arroganza. La leadership può essere anche arrogante, ma normalmente una leadership arrogante non è sostenibile. Lungo periodo no, cioè, a meno che non stai in un team di arroganti, ma poi si fanno la lotta di loro. Io direi che sono legate, ma non sono correlate, se proprio devo definirla bene, la leadership e l'arroganza. P2 dice che io sono arrogante, no? Soprattutto quando sto in giro, perché tendo la mia self-confidence abbastanza alta, quindi questa cosa qui si legge dall'esterno, no? E viene detta alcune volte come arroganza. Ci sta, probabilmente io lo sono. È una modalità di esprimere determinati comportamenti, un po' come l'amicalità, la coscienziosità o l'energia che metti nelle cose, nella volontà di dominanza. Non è negativa in assoluta, dovete sempre ragionare in termini di fit col team e fit col contesto organizzativo. In un contesto molto, molto amicale, una leadership arrogante non serve, a meno che non è in una fase, per esempio, l'azienda di turnaround e quindi ha bisogno di persone che puntano in alto, sono arroganti, credono molto in se stesso, credono nel progetto e spingono tutto il team. Questo sicuramente inficerà sui due assi che ci siamo detti prima, sul livello di funzionalità interno, cioè sul clima dello spogliatoio. È probabile che questo influisca negativamente sul clima dello spogliatoio, però aumenterà molto il livello di orientamento al risultato. Ottimo. Io direi che ci possiamo fermare, salvo che gli organizzatori ci dicano diversamente. Insomma, ci fermiamo nell'orario che avevamo come slot di un'ora. Noi potremmo andare avanti per giorni, ovviamente, ma se ci dite che ci fermiamo, cioè, se non ci dite nulla, ci fermiamo qui. Sì, come desiderate, nel senso, se volete avete ancora 5 minuti, possiamo ancora procedere oppure ultimiamo così. No, allora la domanda invece scritta, in attesa che Campari riesca ad attivare il microfono, così ci fa la domanda direttamente. Cosa consiglia un neolaureato millennial che sta entrando nel mondo del lavoro insieme a Gen Z? Punti di forza e debolezza nel confronto con la Gen Z. Allora, prima di tutto io non farei una questione di punti di forza e debolezza. Le generazioni non hanno... non è che la generazione Z o la generazione Y, cioè i millennials, o la generazione X, che io rappresento, abbiano dei punti di debolezza. Cioè funzioniamo diversamente perché siamo cresciuti in contesti differenti. Per la generazione Z, che è quella probabilmente successiva alla vostra, perché voi, se vi state laureando, appartenete probabilmente più ai millennials, ma siete comunque borderline. Comunque siete anche voi digital native, cioè pensate, comunicate con le modalità digitali molto più naturalmente di quanto possa fare una persona nata nel 1980, no? Pur essendo un millennial come voi. Quindi più che di debolezza e di forza parlerei di caratteristiche. E una delle caratteristiche importanti che vi ho accennato della generazione Z è proprio quella di vedere nel feedback un valore. Quindi rispondo anche a quello che diceva prima più uno sul feedback, che effettivamente potrebbe essere visto come un segno di debolezza se viene chiesto continuamente, come dire, senza il tuo feedback non so andare avanti in autonomia. Per cui sono d'accordo che il feedback è importante, ma dovete anche trovare il momento che non sia troppo ricorrente per chiederlo e perché sia efficace, altrimenti diventa una richiesta continua che tradisce anche l'insicurezza delle cose da fare in autonomia. L'autonomia è un'altra soft skill importante che è sempre più richiesta all'interno dei contesti organizzati. Prima di chiudere vi volevo dire che ho letto di recente una intervista molto interessante che si sovrappone quasi alle cose che vi diceva Piuno, e cioè sui criteri di selezione che avvengono nelle squadre speciali del corpo scelto dei Navy Seals, quindi di gente che si gioca la vita. E questo è interessante perché noi non ci giochiamo la vita con il nostro lavoro, ma guardare a come ragionano persone sotto il massimo dello stress, perché lì appunto ti giochi la vita, e i criteri con cui vengono selezionate ci aiutano a rimarcare le cose che vi abbiamo raccontato. Cioè hanno chiesto alla persona che si occupa dei corpi scelti dei Navy Seals i criteri con cui
fanno l'onboarding, cioè come fate a selezionare, cosa guardate di più? Ebbene, anche lì la risposta che dà il selezionatore rimarca quasi esattamente quello che vi raccontava prima Pasquale Natella, cioè se immaginate, ordinate ascisse, se sugli ascisse mettete la fiducia e sulle ordinate la performance, i sales tendono a selezionare, è chiaro che tutti vorrebbero quelli nel quadrante in alto a destra, no? Cioè gente che performa e gente che ha la massima della fiducia, ma quello è l'ottimum. Ma normalmente l'ottimum è sempre statisticamente un elemento semplicemente di riferimento, un benchmark, ma è difficile trovare le persone così. La cosa interessante è che anche loro che si giocano la vita tendono a privilegiare le persone che hanno il massimo grado di fiducia dentro il team, piuttosto di coloro che sanno performare, ma sono dei lupi solitari che non collaborano adeguatamente con il team, e quindi torna a bomba il tema del team, perché sono visti come membri tossici, loro li definiscono membri tossici. Cioè se tu sei brava o sei bravo a fare quello che fai e che farai, ma non ti sai integrare dentro i team, in contesti organizzati, non sei una persona così spendibile come invece l'altra categoria. Su questo tema vai, qua, vai tu per la conclusione. Si parlava di arroganza, ecco, oggi il leader arrogante è ancora accettato se e solo se è in grado di essere affidabile rispetto al team e di saper dare fiducia, cioè si fida degli altri, perché in quel caso lì rimarrebbe un one man show e sarebbe espulso solo dopo poco. Cioè viene preso in maniera utilitaristica dal team per raggiungere i risultati, ma poi non ne farebbe mai parte, non sarebbe mai una squadra. Quindi se avete questa tendenza, comunque dovete sviluppare quello che diceva P2 sul tema della essere affidabile, quindi gli altri devono avere fiducia in voi e voi dovete avere fiducia piena negli altri. Mi sembra che siamo andati anche un po' oltre il nostro slot, siamo confidenti. Ottimo, che le cose che vi abbiamo raccontato. Ottimo, vi ringrazio davvero per l'intervento, vi lascio fare i saluti finali e avviso gli spettatori che saranno reindirizzati alla home della piattaforma. E poi manderò direttamente a te il link per fare il test. Perfetto, e sarà nostra cura inviarvelo via mail nei prossimi giorni. Perfetto. Beh, io vi stavo già salutando e quindi sicuramente, cioè, sono sicuro che le cose che avete ascoltato, non tutte ma molte o anche solo una, vi saranno utili per approcciare il mondo del lavoro, quindi sia P2 che P1 che insieme formano P2, P al quadrato, purtroppo a volte giochiamo anche insieme a padel, vi assicuro che giocare con un P1 solo istintivo è un disastro, ma comunque andiamo d'accordo. Vi salutiamo e vi auguriamo di affrontare le sfide che il mondo del lavoro vi presenterà soprattutto con coraggio, perché c'è bisogno di ragazze e di ragazzi svegli, veloci e preparati come voi. Aggiungo, non abbiate paura del giudizio di voi stessi, che è il giudizio peggiore, quindi guardate onestamente allo specchio e allenatevi. Ciao.